Tu scendi dalle scale, oh zio Pasquale, e vai all'ospedale. Buonasera a tutti, come va? Oggi io non volevo fare questa live, volevo giocare a Minecraft. Però tutti quanti, Lion, è uscito Lego Fortnite, che lo devi fare, è troppo bello. Anna per prima si è attaccata tipo gatto svevo, incredibile, artigliato, e allora ha rotto le palle. Andiamo, infatti c'è anche lei, potete vedere che oggi lei non ci doveva essere, però è voluto entrare perché voleva vedere questo Fortnite Lego. E allora ho visto anch'io e sembra molto bello, per cui dobbiamo provarlo. Bisogna vedere com'è, dovrebbe essere una specie di survival tipo Minecraft, con i personaggi Lego, però con le skin di Fortnite su Fortnite. Sembra figo, sembra molto figo. Ora bisogna vedere. Non è vero che lagga, non scrivete boiate, che vi vengo a casa, vi costruisco un muro davanti alla porta del bagno, così dovete pisciare in terra, state in guardia, Non si vede a scatti, bugie, solo bugie. Parole, soltanto parole d'amore. Guardate la squadra, Allora, ci abbiamo io, il possente triceratopo. Oh, che cazzo è? Un tiranosauro. Troppo bello. Anna, l'orsetto gommoso delle palle blu. Poi c'è Stregato, che non si capisce, è uno una cosa veramente, un lichene, un fungo, una roba, una malattia, come sempre. E Cico, che è il lama robotico, una sfigata, mamma mia che sfiga comunque. Adesso farò una cosa che di solito non faccio, e cioè tirarmene, no, vado io da loro, ma zitti rotto, silenzio! Allora, Anna può parlare. Ciao, che bella skin da te selezionata. Grazie mille, sono un orso, che ho te, l'uomo pedoscio. Ok, molto bello il fatto che abbiano personalizzato tutte le skin per farle diventare Lego. Sì. Ciao. Bellissimo. Nessuno, solo io e te, basta. Ciao. Figlio di... Come ti permetti di... L'avevi detto. Che malattia sei che stai crescendo in vitro? Non ho capito. Sei come quando mettono la malattia, il virus, no, dentro il vetrino. Ah, sì, ho capito. E cresce e lo studiano. Tu sei quella roba là. Sei tipo cosa sei? Il vaiolo? Che roba sei? No, dimmi, sono stress. Si chiama così. Secondo me sei proprio il vaiolo. Ti vedo bene. E anche Cico. Eccomi qui. Sei un frigorifero. Che sono, sei, sì. Sei un cestino dei rifiuti. Sei proprio uguale a un cestino dei rifiuti. Tecnologico. Ci schiacciano le palle e si apre la parte sopra della testa e ci si butta dentro la monnezza. Ma ti permetti? Sono bellissimo. Allora esci dal gioco. No, scherzo, non sono brutto cestino. Sei un cestino? Sì, mi piace. Ok, io invece bello. Anche Anna molto bella comunque. Grazie. Si può dire. Adesso, bellissimi. Per iniziare a giocare, ragazzi miei, vi faccio vedere prima di tutto un attimo l'armadietto con le mie skin trasformate. Che secondo me ce ne sono alcune molto belle, tipo questo qua, super bello. Questo, troppo bello. Poi tu hai le skin rare. Guarda questo, che bello che è. No, vabbè, bellissimo. Hai visto che cappello questa lungo? Cico, perché l'ho fatto così bene? Non ti piace? No, mi stavo confrontando col mio, con lo sguardo. Perché sei così più bello di me? Questa è bellissima. L'uomo tigre, molto bello. Questa qui è Lady Gaga? No. È bellissima. Perché tu ce l'hai, io non ce l'ho. No, vabbè. È bello questo. Questo qua, pazzo. Bellissimo. Il pazzo pistolero. Bello, che bello. E il cavaliere devastante. Questa è la femmina, non è vero, questa è la corva. È bella. Questo qua si chiama Asso. Bella. Mi piace comunque di più. Mi piace di più. Questa è quella che mettevo io un sacco di anni fa. Se vi ricordate, molto bella. Questa è tipo bella, OC bella. Suprema. Sì. Bella anche questa. Però preferisco, secondo me, il tirannosauro lì di prima. È più coccoloso. Zitto. Allora, volevamo cacciare Stregato dal gruppo, ragazzi. Vi dico la verità. Perché è un idiota. E ha fatto una cosa grave anche oggi. Bravo, perché non capisce nulla, è stupido, è infame. Però l'abbiamo tenuto ugualmente, ringraziaci. Grazie mille. Non se lo meritava, ragazzi. Adesso creiamo un nuovo mondo, perché questa modalità funziona. Ma hanno donato dei soldi, ma che cazzo fate? No, non si fa. No. Ma quante volte lo dobbiamo dire ogni sera? Ma ha fatto una battuta. La devo leggere, perché ma non la posso leggere. Poi qualcuno si sentirebbe offeso. Ma è bannabile. È bannabile, non la posso leggere. Si può.
Non si può dire, però insomma, comunque non sei giustificato, non donare. Potevi scriverla in chat e basta, insomma. Grazie. Grazie Jason, grazie Sabrina. Basta, non si dona, ok? Se volete spendere dei soldi in modulo Ionico, ci avete sempre i prodotti di Horda, le carte le trovate in tutti i GameStop quelli d'Italia. Sì, che sono straconsigliabili. Andate lì, chiedete al commesso e lui ve le vende. Quindi non buttate i vostri soldi. Adesso creiamo il nuovo mondo. Allora, così. Ah, bisogna sono scegliere. Sono carico. Sopravvivenza, sì, ovviamente. Immagine di copertina, non ce ne frega nulla. Mettiamo questa molto bella. Può mettere il Sid, ma noi non lo mettiamo. Nemici. Ci saranno i nemici, le creature ostili, Anna, hai capito? Oh, bellissimo. C'è la fame, noi la mettiamo. Però se è una rottura, non è che è una rottura di balle. Lo è. È una rottura di balle la fame. Oh, almeno la mia esperienza lo è troppo. Non cioè, la mettiamo, troppo. La togliamo. Temperatura. Pure. No, quella non è tanto difficile. Dipende dove vai, la togliamo. Vigore, togliamo. Questo qua, eliminazione. Speriamo di non morire per sempre. Rilascio inventario, sì. Creature alleate, va bene. Abitanti del villaggio, tua madre spoglia. D'accordo, andiamo avanti. Inizia. No! Faccio ok e procediamo. Siete in campagna. Mi sembra bello. A vedere così, a non vedere nulla, mi sembra bello. Allora, siamo pronti a entrare? Pronto, adesso pronto. Sì, siamo pronti. Anna, sì, pronto. Ok, stiamo entrando? Sì, voglio partire. Stiamo entrando nel mondo. Allora, mi proprio hanno detto che non si possono picchiare gli alleati. Però in qualche modo. Però in qualche modo riusciremo ad ammazzare, sì, stregato. Tranquilli, ragazzi. Se avete questo dubbio. Ci sono le bombe. Che cazzo mi è. Ma cos'è sto scherzo? Oh, wow! Ricordi com'eri tu alla tua prima partita? Aiuta un nuovo giocatore oggi. Ma cos'è sta cosa? Cos'è sta cosa inclusiva qua? Che eh? Passa, perché ti esce a te? Perché ho insultato Strecatto, forse. Ma come? Miserabile, stai zitto, ti tratto come al primo giorno mio di Fortnite, ti sparo. No, per favore. Guarda che bello. Ah, che meraviglia. Mamma mia, sei dentro? Sono qua con voi. Bello! No, mi vuole picchiare, zizia! Prima o poi troverò il modo di stenderti, Allora, bisogna parlare. Guarda che belli che siamo. Ah, dove sono? Chi sei? Chi sono io? Aspetta, ho la risposta all'ultima domanda. Il mio nome è Bombarola Lucente. Pazzesca, Bombarola. E tu sei Lion VGF? Perché mi suona familiare? Tua madre sicuramente mi conosce. Non avevo mai scoperto un posto dall'aria così come questo. Ma sono felice che siamo qui insieme. Bombarola Lucente, Anna vuole farmi. Sì. Ma come? Potrebbe essere pericoloso. Meglio prepararci per sicurezza. Va bene, ciao. Ok, allora, cosa bisogna fare? Te lo posso dire io? Sì. Allora, bisogna prendere i ramoscelli. Tipo questi? Sì, ma tanto Bombarola Lucente ci dirà cosa fare a sinistra. No, che rottura di coglioni. Ah, il falò. Tutorial. Hai sbagliato tutto. Stai zitto, stromballo. Mi vuoi fare arrabbiare? Di qualcosa di utile e interessante, invece. Guarda gli arcobaleni che ti faccio. Ma per perché sfogarti. Non esplodi, mio ma Dio? Schifo. Oh, comunque lui ci mette la sua, per dare fastidio, questo è assolutamente. Ma di brutto. Ma perché, scusa, avevi il dubbio? No. È sempre colpa sua, Se lo dici Cicci. Stregato, arrenditi, utile! Sto prendendo la legna! Non è vero, l'ha presa tutta Lion qui, Mamma mia, oh. No! Ma ci sono proprio luoghi dove è stregato dal peggio di sé. Questo è uno di questi. Troverai il modo di picchiarmi in qualche modo. E cosa mi stai dando, il permesso? No, perché non ti sto dando il permesso. Ho detto che tu riuscirai a farlo. Lo sappiamo. Puoi dire qualcosa che non sappiamo? Faccio le schifate. Ma stai un brutto rotto. Fai le schifate. Fai proprio schifo, fai. Anche Anna si sta stizzendo con te. Oh, recupera perché va a finire male oggi, Non ti preoccupare, sarò utilissimo. Prenderò tutte le risorse che vorrai. Vabbè, Lion, possiamo andare avanti. Non riesco a giocarci così, però, se non lo posso ammazzare. Allora, facciamo così, Stre. Hai visto quella signorina laggiù? Vai lì e fatti prendere a schiaffi un pochettino su questo gioco qua. Roblox? Vai a giocare a Roblox da solo, brutto stronzo. No, ragazzi, scusate, ma dà veramente fastidio perché ti sta preso. Ti dice. Ma pure già che ci sei. E dopo ti facciamo spendere dei soldi anche qua, brutto infame. No, come? Oh, ragazzi, guardate, c'è la madre di Strecatto. Una mucconia. La posso montare? Ma sono tante. Coccolala.
Perché ho potuto. Ma la prendo cazzotti. Ma madre, ah, sì. Toma, cadimme. Ma scemo, la devi coccolare, ti fa il latte. Stai, hai visto? Tua madre ti fa il latte se la coccoli. Sì. Cos'è qua? Un ragno, un ragno, un ragno. Uccide il segato. L'ho pestato, muovole me. Peccato. Aspetta, stregato, alza quella pietra immediatamente. Qua, c'è quella lì, sacca. Quella lì. La piccola. Stregato! Questa! Oh, idiota! Fai dire parole brutte. Alza questa pietra. Anche alzo tu la stavi per pietra. Dire, che ti ha dato fastidio anche sì, a te. Sì, ma è per colpa sua. È un idiota. Lion. Dimmi. C'è della cacca. Dov'è? Stregato? Stregato, no, a noi. Si muove. Fate qui. Stregato, mangia questa cacca. Prendila! Schifo! Ho presa, è fertilizzante. Bravo. Mangia. Facci una scorta di queste. Sì, sì, non ti deve piacere, No, alza questa pietra, idiota. La prendo subito. Ho detto ti esce un ragno prima o poi muori, guarda. Vieni a cercarne altre, questa qua. La prendo. Anche quella. Dacele pure le pietre che ci servono a noi poi. Che miseria, un balunico, ho trovato il cuore. Ti giuro, ti spacco la faccia su Fortnite. Io ho una domanda, ma che dobbiamo fare? Te lo so dire io. Dobbiamo fare questo falò. E facciamolo. Bravo. No, ce l'avremo la legna. Fratello, metti in una zona Chad. Va bene, fare il nostro accampamento. Venite, dobbiamo fare il nostro accampamento, ragazzi. Che schifo. Come che schifo? Ma infatti, no, è bellissimo. È bellissimo. Perché hai detto che schifo? Non l'ho detto io, l'hanno scritto nei commenti. No, perché stavano guardando Stregato. Stregato. Ragazzi, Stregato fa schifo, non possiamo farci nulla. Non fateglielo notare, che poi poverino piange. Non ditelo. Fa schifo davvero, Comunque vai piano, perché ci sono un sacco di mostri in giro. Tipo ci sono dei ragni. Allora, aspetta, mettiamo il falò qua. Bello. Dietro! Stregato! Vai! Che cazzo? Sta scappando! Arriva! No. Che cos'era? Sono le cose. Un lupone. Vabbè. Ah, bentornata, siamo qua insieme. Rito, riusciamo a ritornare lì, sì? È di qua. Anna, perché sei ancora viva? In che senso? Io non ero esattamente lì. Esattamente. Hai scoperto proprio il problema. Perché non eri esattamente lì? Perché lo so. Facciamo che adesso stai esattamente dietro il mio culo tirannosauresco. Possiamo fare questo? Sì, assolutamente. Fratello, occhio, perché a destra c'è il lupo. Ecco, guardalo. Si sta facendo la mamma. La mamma! Oh, ma se lo picchiamo a cazzotti tutti insieme, forse no. No, è duro questo, Vai, stregato. Ma scusa, stregato. Ma non possiamo andare. No, non possiamo, questa è la zona nostra. Vai, cazzotti, vai che moriamo. Che squadriglia. Sì, siamo poi noi. Oh, riprendiamo la cosa. Il nostro zaino. Dov'è? È dritto. Questo è di Stregato. Non lo so, forse sì. Prendi. Non si può. No, questo è tuo. No, ho preso tutto, ti giuro, t'ho preso tutte le tue cose. Cogliamone. Zucca. Sì. Oh, che cosa? Anna. Anna. Il pulletto. Anna. Quello lì. Sì, ho visto, ma tu dove dovevi stare, per favore? Dietro la tua coda. Sì, ragazzi, sappiamo che domani è il compleanno di Chico. Tuttavia, non ce ne sbatte nulla. Abbiamo anche deciso di non fargli nessun regalo, perché lui è un infame e non merita nulla, perché ogni volta non fa i regali agli altri. Sì, proprio io. Quindi, di comune accordo, questa volta nessuno gli farà un regalo. Oddio, ho buggato il gioco. No, che hai fatto? Perché continui a tirare fuori quel coso? Aiuto. Questo è perché non volevo fare i regali a Chico. Ok. Giocato il gioco, sì. Non ho aggiustato. Voglio fare il banco. Peccato, è già tramonto. È vero. Allora, eccolo qua. Questo è molto buono, Che bello, io ti proteggo dai ragni. Puoi fare la spadona con questo. Posso fare l'ascia e il piccone. Farò entrambi in modo da poter giocare a Minecraft. Torcia. Almeno ci difendi. Aspetta, comunque non è che sia stata una grande idea giocare a sta roba, perché sembra letteralmente Minecraft. Allora, noi oggi dovevamo giocare a Minecraft. Perché non abbiamo giocato a Minecraft, che invece stiamo giocando a Minecraft su Fortnite? Siamo Lego Fortnite. Proprio noi. Guarda, ti giuro, se ti potessi picconare sarei molto contento. Io lo sapevo, infatti stavo abusando di questa cosa che non puoi fare. Allora, spiegami un po'. Adesso che io ho preso questo piccone, che cosa posso farne?
Allora è semplice, fratello. Puoi scavare le pietre grandi per prendere più granito, perché ci servono per fare nuovi tavoli da lavoro. Ho capito. Infatti dobbiamo fare le seghe, il grill, serve il granito e altro legno. Va bene. Andiamo. Io vado a prendere il legno se vuoi. Vieni Anna, brava che sei utile con la lucina. Vieni. Grazie. Ecco qua. Ah, che bello. Fratello, abbiamo lasciato indietro la nostra amica. Chi è la nostra amica? Bomba bombastica lucente. Quella era utile. Quella più utile di me. È scomparsa. Vabbè, ma non abbiamo bisogno noi, no? Cioè. Si è stata mangiata dai lupi. Ma no, che bisogno. Se ne frega a noi di strecatto. Ci siamo noi, ma no, no, strecatto è un'altra cosa. Ma strecatto, ragazzi, deve morire su, ma ovviamente no, su, qua nella modalità, su Fortnite, qui nella modalità Lego. Infatti adesso appena arriva di nuovo un lupo tu ti butti, hai capito? Va bene. Comunque era un canto. Comunque ho visto una cosa bella qua davanti. La grotta la vedi? No, ma ci vuole mandare a morire? Lion, aspetta, c'è il ceppone prima. Aspetta, non pensare aspetta. A strecatto. No, non mi state facendo una cosa molto grave. No, è vero, sono partito io, scusa. E anche Anna stava a pigliare a fallo. No, è che tu hai buttato giù quell'albero, ma il ceppo è questo. A me mi piace essere trascinato in giro. Il ceppo. Il ceppo di Suma. Vabbè, lo rompo io. Ma fratello, quanti cuori c'hai? Esattamente 3. Apposta, perché mi sono preoccupato della tua salute. Tranquillo, sto molto bene. Sì. Oh, qua. Qualcuno può argomentare in modo esaustivo quello che stiamo facendo invece di dire versi a fare qua. Quanti cuori hai, idiota? No, no. Ma ci tenevo a te, dovresti dire grazie per aver tenuto la mia salute. Ti tengo bene tutte le rocce che lasci da parte. Va bene, allora intanto io faccio un altro tavolino. Ah, non si può craftare sotto la pioggia. E non puoi, mentre piove. Porca miseria, perché? Ed è questo il momento che devi scegliere le tue doti da skill builder di Lego. Builder, ho capito, mi metto subito. Allora faccio il capanno. Sì. È così. Anche perché è tutto buio. Un attimo, ho paura. Che stai zitta. Aspetta che è davvero buio qui. È buio, non va più sotto. In che senso? No, così. E do cose che si muovono nel buio. Non state lontani dal punto dove sto buildando. E non lo posso fare perché c'è roba in mezzo. E lo posso fare. Anna, è tutto lontano. Guarda, mi stai guardando. Ecco. Allontanati. Bello. E devi buildarlo a mano. Ragno! Stregatto, vai che ci crepi. Dai che è la buona volta buona. Dai, speriamo. Dai. Cosa? No, sto morendo, non posso. No, devi combattere, stregatto, combattilo. Hai battuto un ragno, hai visto? Sì, guarda, forza. Ogni blocchetto che metti è un'emozione. Perché non la stai provando per bene? Oh, babà mio, guarda qui. Infatti, allora, perché siccome questo gioco ti è piaciuto molto, allora emozionati tu un po' per me, così prendo il via. Ok, vai, mettili uno. Ops. No, aspetta. Non devi fare così. No, mi ha spaccato. Mi ricordi quando mi rompevano le cose delle Lego che facevo io? Un attimo, sto cercando di farlo. Lasciatelo concentrare. È tutto uno schifo. Aspetta, ma mi sa che non è legge la porta. No, Cicco, è l'inizio della nostra casa. Cicco? Mi sto emozionando il rubando. Emozionati di più. Ok, metti. Oh, mamma mia, che bello! Che magia! Questo tetto Lego, che bellezza, incredibile. Adesso vediamo che qui. Forse non mi sono spiegato. Allora, stregato, ficcati 3 di tempo che sei zitto. Cicco, cortesemente, Sì? Un po' di emozione. Ma è più così? Tipo 50 volte tanto. Oh, ok, vediamo. Vado, Madonna! Ma che Lego era? No, ma sei pazzo. Aspetta, che ne metto un altro adesso. Stai non dirmi che metti pure quello, perché ti prego, no. Aspetta, aspetta. No, io non fanno. Aspetta. Aspetta che devo ricaricare l'energia, perché se metti questo all'improvviso impazzisco. Okay, aspetta. No. Non può essere vero. 3 2 1. No, non puoi completare questa. No! 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 Oh, mamma mia! Grazie, che struttura grazie, epica! Grazie. Non ci posso credere! Ok, basta, grazie. Adesso abbiamo guadagnato delle strutture in più, tra cui Pelletino! La piazzetta. Stai attento, Cicco, che questa ti fa gasare ancora di più, No, no, se metti la piazzetta sto tutto a fuoco. Posso mettere il colore anche? Madonna mia! Ma è stupendo! Ma quindi questo è il nostro villaggio! Tuo è non nostro, c'è nulla, tuo proprio, devi proprio... è tornata la nostra
amica. Che? Non lo so. Ah, è venuta al villaggio. E finalmente, mi sa che devi parlarci. Sì. Ah, la bambola lucente, dimmi. Buondì, la bambola è notte, sei rincoglionita, eh? Va bene. Se non ti piace il posto in cui hai costruito una cosa, puoi sempre distruggerla e ricostruirla da qualche altra parte. Go, go, go. No, comunque, bambola lucente, ti posso aiutare in qualche modo? Ciao. No. Quando smetterà di piovere che possiamo costruire? Tra poco, fratello, a momenti. Ma possiamo farne altre di queste e mettere ognuno il suo lettino? Allora, aspetta, ho un'idea. Se io stacco questo, come mi ha suggerito di fare bomba lucente, la ripiazzi qua dentro poi. Ma non c'è un altro essere vivente che sta approcciandosi? Stregatto! No, aspetta, questo è buono. Ciao! Come si chiama? Mi chiamo Starter. Se ti piace costruire e creare, posso aiutarti. È bello incontrare altri amanti della natura, ma che cazzo. Dormire in mezzo alla natura può essere pericoloso. Ci sono branchi di lupi affamati là fuori. Credo che stanotte rimarrò al tuo villaggio. Chi t'ha invitato? No, vabbè. Dai via, Starter. Dai, allora. Abbiamo pure solo un tetto. Rimettiamo il tavolino. Questa volta Anna, no, ascolta, no, Anna, Anna. No, 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 sta Anna, ferma, fermissima. Se succede immobile un'altra mezza volta. Wow, bellissimo. Ho capito, però. Vabbè, facciamoci tutte le cose. Oh, è finito già l'entusiasmo tuo? No, appena metti qualcosa di nuovo, io sto tutto guarda uno svenimento. Aspetta, allora. il grill. Oddio, ma poi quando vai a craftare il grill, le cose, è il prossimo da fare. Si bacca tutto, no, è merda. E ci facciamo il cibo. Bisogna scavare altre pietre. Anna, vieni, portami. Chi ha il piccone oltre me? L'ho fatto, l'ho craftato io. Ok, allora, stregato, vai nel buio a cercare altre pietre. Cico, ce l'hai? No, posso farmelo. Vai, però. Vai, io andiamo. Andiamo, Anna, portami verso qua che andiamo a cercare. Vieni. Sì. Mamma mia, ho fatto un piccone, no, di Lego. No, però devi stare bellissimo. Zitto. No, scusa, ti ho cagato. Una piccola emozione. Ti ho cagato. Una piccola. No. Come ti sei permesso di prendere la parola? No, mi dispiaccio. Stai attento perché ti faccio comprare tutto quello che c'è nel negozio di sto gioco di me. Oh, un piccone, un ragnone. Ragno! Che bello, è venuta la mattina però, Hai visto? Visto? Ah, meraviglioso. Che bello vedere! È meraviglioso, quando è giorno stavo prendendo io questa pietra! Ma sei con me? Non ti avevo visto, amico. Che bello, ci siamo ricongiunti. No, adesso facciamo il conto. Tutte le cagate che fai, dopo te le sconti pagando. Fuga, via. Quanti Robux di Fortnite hai? Zero, mi sai da shoppa pure qua. Ecco, va bene, ragazzi. Allora, Cico dopo shoppa. E anche Stregato. Ecco, a Stregato gli facciamo spendere tutto quello che possiede. Facciamo togliere tutti gli sfizi. Cosa c'è qua dentro, e Anna? Fungis. Ma qui si deve entrare nella caverna proprio, Ma non è pericoloso? Andiamo, ma senza Anna spada? Eccoci. Ma sei così? Sì, sì, sono entrato. Ma sei pazzo? C'è un tunnel. Non sei un po' troppo coraggioso? Anna, illumina, non si vede nulla. Arrivo. Questa è un'avventura mia e di Anna, Non vi unite. Sì. Partecipiamo solo con lo state sguardo. Fuori, siamo fuori a raccattare la monnezza. Vieni, Anna, vieni. No, qua si esce. Quella è l'uscita. Ricordiamocelo, Sì, Lion, aspetta, raccogli cosa. Non lo so. Guarda, questo qua è un minerale di fango. Bellissimo. Non sembra molto buono. Stai zitto. Tu sei qui? Ma sei qui insieme a noi, che puoi giudicare, idiota, quel minerale di fango che a Lion piace così tanto. Non stare lì. No, questo non si può prendere, è materiale troppo duro. Che bello. Qui. Magari c'è un tesoro. Quante cose state vivendo? Zitto, ci sono tesori davvero, no. Lion. Aspetta, prima questo fango dobbiamo prendere. Oh, si sta ribaltando la situazione, mi inizia a intrigare. Qua cosa hai visto? Dei bauli! Ci sono i tesori. Oddio, Anna, pure. C'è, stai zitto, No, però scherzo, devi stare zitto. Allora, c'è una bacca nevosa. Bello. Una verga di... è potentissimo quella! Lo sto scherzando. Ma è un'arma? No, serve per fare le cose fortissime, ti giuro. Hai sbloccato il frappè, per esempio. Ah, ti frappongo... No. Altri semi di zucca. Artiglio del lupo. No, pia. Seme di bacca schifosa. Quello si dà stre. Quello si dà stre. Sì, lo facciamo cosa? Avvelenare. Vieni, Anna, vieni. Cerchiamo sto altre. Sto scassando la cassa. Cerchiamo altre. Oh, non vedo un cazzo, Anna, però qua così. No, però!
pietà. Ma perché su Fortnite si può dire le parole brutte? Questo è Lego Fortnite. È diverso. Qui c'è l'altra tua. Aspetta, prima per questo granito. Ragazzi, non salutate Alex, non c'è Alex, è stregato. Ciao. Poi Alex fa anche schifo. Ti confonde schifo. Facilmente. E poi stregato fa già schifo di su- ho rotto il piccone. Eccoci. No, tieni da aspetta. Come se così, tieni. Grazie. Prego. È nuovo il tuo, non hai fatto proprio niente, eh? Prendi tutto te, io ti lascio prendere. Grazie. Allora ho trovato cicco delle. È questo che siete una bella squadra. Che hai trovato? Dimmi ossa, un po'. Spago. Buone le ossa. Semi di lampone e fungo spurmo. Succoso. Allora, quel succo lì non l'ho mai. Fungo, fungo. Bacca, fungo altre bacche schifose. Bacche nevose. Spurma, spiuma. Come? E seta. Ah, tu dove sei mai visti, cioè. Hai visto? Sono rari, probabile. Andiamo. Molto rari. Anna, siamo contenti così, secondo me. Beh, mi sa che abbiamo visto pure, non dico tutta, ma quasi. Sì, sì, andiamocene. Così tornate a casa. Vieni. E portate le cose belle. Andiamo, andiamo, dobbiamo uscire per craftare. Beh, aspetta, quest'ultimo conglomerato. Bravo, ce n'è anche un altro qui se vuoi. Comunque, ti dirò che in fondo ho fatto un bello, po' il critico, ma in realtà non è male. Adesso vediamo se riusciamo a craftare una casa, poi ognuno si fa la sua e poi distruggiamo quella di Strecato e tutti no, insieme. No, mi piace. Non puoi. Meraviglioso, meraviglioso. Allora, andiamo. Adesso ci vuole un attimo per uscire dalla caverna, è normale. Però una volta fuori, eccoci. Non voglio che mi rompi la casa. Dai. Mi farei essere antipatico, nei tuoi confronti. Ah, no, no, no. Sarebbe colpa tua anche lì in casa. È certo che sarebbe colpa sua. Tira una volta, tira due volte, tira cinque volte. Alla fine uno perde la pazienza. Capisco bene. Allora datemi un po' tutta la il granito che avete. Ah, vieni qui. Allora, intanto Cico, sei pronto a emozionarti come un pazzo? Ah, no, aspetta. No, beh, non ci sto credendo. Aspetta, allora. Che stai per mettere? Allora, prima di tutto mettiamo un attimo, perché ci sono due tipi di fondamenta. Secondo me quella che è adatta a noi è questa, però. Mamma mia! Ma non ho legno, mi dovete dare tutto il legno che avete. Tieni, te lo date qui. E qui ti ho lasciato tutto ciò che grazie, ho. No, grazie. Beh, questa fondamenta è stupenda. Oddio, sono pieno di legno, non ne ho, cioè non ne posso prendere altro, Allora, non ma ho capito. Ne faccio altro? Sì, sì. Non ho capito come fai a abbassare una cosa. Neanche io ho capito. Mi sa non si può. No, si può, secondo me si può, però. Secondo me no. Allora niente. È un po' scalini. Oh, no, aspetta però, guarda qui. Ti piace lo stesso anche se è un po' così scagato? Mamma mia, guarda qua. Ah, bene, dai, sono contento che ti piaccia. Pazzesca. Allora, adesso guarda che cosa metto, Sei pronto? No, vabbè, vediamo. Beh, vediamo. Ok. Mamma mia. Cos'è questa griglia? No, aspetta. Cico, non ti piace questo? Mamma mia. Non ti ma piace. Bellissimo. Ma che dici? Guarda qui. Il grillego. Sarà meglio che ti piaccia molto, Allora, faccio una carne. Guarda, è spigoloso. Così. Ah, sta cucinando, Magna. Poi abbiamo le pannocchie di mais e l'uovo fritto anche possiamo fare, Che roba pazzesca. Tutto di Lego. Tutto Lego. Posso andare ad accarezzare gli animali così va prendo bene. Cibo? Non credo che accarezzandoli prendi cibo però, Poi stuccali, mi raccomando. Ma cos'è questo? Un cartone di latte? Perché prima hai creato la mucca e gli hai visto che fa bene a farlo. Ma incredibile, Quindi ho torto, stregato, stai dicendo? No, è perché ti devo ricordare che aveva accarezzato la mamma mucca. Adesso guardate cosa faccia Cico, sei pronto? Facciamo la seghe. Vediamo. Cosa? Le seghe. Non è possibile. Sì, aspetta però che sto credendo. Tadan! La macchina delle seghe di Lego! La segheria! Ma è pazzesco. E tramite questa macchina di seghe possiamo fare le assi o le verghe di legno. Ma guarda il tronco. Wow! Sì? È fatto bene. Tutto bene fatto. Bellissimo, è tutto molto bello. Sono un fan. Possiamo fare un'altra cosa che si chiama arcolaio. Non so cosa sia, ma non ce ne frega nulla. È quello per fare il filo. Per fare il letto. Ti fai i vestitini. Facciamo. Guardate che cosa abbiamo fatto. Ma questo è un lampione Lego, ma è non bellissimo. Non è un lampione, idiota, è una bandiera. Questa è una bandiera di Lego, ma è bellissima. Dov'è la bandiera, però? E magari con l'arcolaio la fai. No. Non credo. Vabbè. Cosa stavi dicendo, Cico, di fare? L'arcolaio. Si chiama così, vero? Sì, ottima idea. Allora. È notte di nuovo.
cazzozza. La rottura di coglioni. È durato pochissimo. Tu, tutto il giorno sei andato nella miniera. Cioè, hai schifato. È vero, il giorno. Siamo stati un po' stupidini. Spostati, devo utilizzare il banco. Allora. Scusi. Per fare... Ah, c'è anche la spada e lo scudo. Per fare la spada servono 5 verghe di legno. Costa uno di legno, una verga di legno. Ok, allora la faccio tramite la zona seghe. Quindi serve altro legno? No, no, grazie. Ok, allora ne faccio 4, perché io ne avevo già una di verga di legno, quindi faccio altre 4. Non ciulatemi le verghe di legno, mi raccomando. Assolutamente no. Anna sta dormendo. Sì. E perché? Sto prendendo i materiali che ti serviranno per fare le altre cose. Accarezzando gli animali. Anna, vieni subito qua. Vieni subito. Arrivo. Qua, immediatamente. Ti stanno facendo le verghe! Sì. Sì, adesso le prendiamo, eh. Dov'è che sono le mie verghe? La sega dei Lego. Ah, sì. Devo aspettare, ne c'è un'altra, eh. Adesso faccio questa, poi faccio le assi. E ho l'inventario pieno. Non si può fare una cassa? Sì, sì, che si può, è quello che volevo fare! Ma devi fare le assi per allora, la cassa. Anna, guarda che cosa ti do. No, nulla, perché posso staccare le cose. Non ti do nulla. Vabbè. Ok. Però una cassa sarebbe utile. Una cassa sarebbe molto buona da avere, eh. Possiamo farla una? Vediamo. No, 6 assi. Come no? 6 assi. Ok, le assi le posso fare. Quante ne servono, dimmi? 6. Allora, 1, 2, 3, 4 mi servono a me. 5 mi servono a me. E ne faccio 11. Dovrebbero bastare. Buono, buono, via via. Ok, stiamo ingranando, ragazzi. Avete visto che top quality questo. Che bravissimo giochino. Comunque, dai. Che poi facciamo i lettini. Allora, io penso che sia in grado. Sì, mi tocco il cappello, leggo, ragazzi. Non vi preoccupate. È bellino. Cosa ti devo dire? È bellino. Ci si può giocare. Stiamo divertendo. Sì, il difetto più grande è non si può picchiare le persone. Quello è brutto, purtroppo, Però... Ma qualcuno mi ha ciulato una verga di legno? Ma che infami? Streca- io ne ho zero. Oh. Streccato. Ti giuro, rimango fermo. No, mi mangio non i ragni. È colpa sua, è che l'altra era una verga di nodo torto, non era di legno. Quella serve dopo. Mannaggia la miseria, ciao. Però forse posso fare lo scudo da cavaliere. E io lo voglio, lo faccio. Vai, possiamo andare a zaccagnare tipo giganti. Dov'è il mio scudo? È l'inventario. E dove lo metto? È nella seconda mano, che è l'ultimo slot in basso. Ah, meraviglioso. Guarda qua. Mamma, che bello che sei. Ma adesso puoi andare a pestare anche i luponi. Mamma mia, che potenza. Adesso mi prendo anche un pochino di questo. Però Cigo non si è meravigliato sufficientemente per questo scudo, Ma perché non me l'hai fatto vedere bene? Fammelo vedere un po'. Aspetta. Allora faccio anche la spada, poi ti meravigli di tutto allo stesso momento. Mamma mia, un guerriero lì. Allora, sarà una combo. Allora facciamo così. Facciamo un'altra verga di legno che ci serve. Una per la spada di prima. Lion. Sì. Posso costruire una cosa? Puoi fare quello che vuoi. Come si fa la cassa però? Io quella voglio fare. Nell'ultimo slot. Arredamento. Ah, ho capito. E poi deposito. Il letto. Si può fare il letto. Ma di brutto. Guarda. Qui. Costruisci il letto. Posso. Aspetta, metto la cassa. Ma queste sono le costruzioni Lego. Ma sono stupende. Ma chi la cassa? Stress, ti devi saltare. Fallo come si deve almeno però, La cassa, ti prego, vuoi accettare l'uovo che ho covato io? Ma vaffanculo. Allora, forse non hai capito che devi essere super contento di vedere. Sei privo di emozioni. Questa casa è stupenda! Non sei bisognata! Quasi sufficiente, quasi però. Però deve venire dal cuore. No, adesso io metto la spada insieme allo scudo. Mi aspetto che Cico e Stregato in coro facciano un delirio, è chiaro? Sì, vediamo un po'. Pronti? Vediamo un po' se sorprende. Ecco, solo così. Ma pazzesco, ma è una meraviglia, fatacco. No. Dovete sbraitare come due scolarette che vedono un senpai. 3, 2, 1, ecco la spada. Cico, ti ho detto basta. Mamma mia, che No, allora, qua, finché io non dico basta, ci si continua a eccitare per la spada. Svengo. Non mi interessa, puoi stramazzare al suolo. Allora, 3, 2, 1, ecco la spada. Tutto il negozio. Non voglio farlo. Veramente non hai volontà in questo momento. Allora, Anna, costruisco sta roba che hai messo tu, Sì. Cos'è?
Guardalo dopo. Oh, ho commesso due cose, nessuno... Cico! Mamma mia, ma sono veramente un'emozione unica oggi con queste costruzioni Lego. No, vabbè, pure le pareti. No, vabbè, queste pareti sono quelle del Colosseo praticamente, ma sono stupende. Sì. E vuoi ti aiuto? Quanti sono i lettini? Mana, non toccare nulla, ci manca, mi togli l'unica cosa che c'è da fare di notte specialmente poi. Mamma mia. Queste pilastri non di te, stregatto! Scusa, mamma mia, i miei occhi stupidi non l'hanno manco visto. Bello però. Aspetta che... questo pilastro mi è proprio perché è veramente stupendo. Cosa sono detto pure questo? Ma no, vabbè, di prima, com'è possibile? Mi piace che state aggiungendo dei contenuti alle vostre esaltazioni, molto giusto. Sì, incredibile. Vediamo questo muro. Ecco. No, vabbè, ma di questo passo ci chiuderà tutti qui intorno, vicini vicini. Ma diversamente, ma è stupendo. Cos'è che è? È stupendo! No, fracassato hai detto. È fracassato diversamente dai precedenti, è bellissimo. È meraviglioso, eh. Aspetta che... Sì. E mo volevo mettere... Aspetta. Questa colonna qui, guarda. Ti avevo dato dell'altro legno, spero che basti. Mo tiro una parolaccia io adesso. No! E non acchiappa, non riesco a mettere le palle qua. Non si può mettere questa palla. Non si può. Vabbè, mettiamo queste, pronti? Vai! Non si può mettere manco queste più. Vabbè, questo è impossibile che sia un arco, non ci sto credendo. Ma che infatti sia un arco, non è perché non si può, non si mette. Aspetta che mi allontano un attimo, magari sia giusta. Credo sia colpa di Bombarola. Prova a cavarti dai coglioni te un attimo, magari è colpa tua. Ecco, infatti era stregato. No, no, non ecco, può essere un arco questo. No, vabbè, questo, ha messo pure quell'altra colonna. Hai visto, ho messo la colonna a sorpresa. Tu ti aspettavi un arco. Ma pure l'altra. Gli sviluppatori sono impegnati, queste colonne sono stupende. Aspetta, ecco qua. No, non dirmi che questo è un arco. Questo è un arco stupendo. No, ma quanti due. Roba bella, bella. Vabbè, guarda, ci manca solo il tetto. Se metti quello non ci credo che sia possibile. Se lo metti svengo, Adesso mi caso anch'io, guarda, mi sto è proprio l'arco del tetto. Togliamoci le mutande. Non ci possiamo dire. Devo denudare immediatamente. Ecco, guarda. No, va bene, ci posso credere. Non ti dico che completa il tetto, ci un attimo per capire com'è. Un attimo, che un secondo. Ma tutto mi aspettavo da sto gioco tranne. Ecco dietro, dietro, come si dice? Mamma mia, il tetto è quasi formato. Ma poi l'hai fatto prima di tutto. Ecco qua, come preferisco io, no. No. E poi guarda, tromba! Va bene. E l'altra parte. Il centro del tetto di due lati, finito, incredibile. Ma guarda che tetto appuntito. Anna, questo capannone è supremo. Cioè, non è finito, ma cosa ti pensi? Però Anna non è contenta. Io so cos'era, te l'ho messo io. Ma cosa c'entra? Finiscilo e non poi si può, ragazzi, stai per mettere lo spigolo da del dentro, tetto. Da dentro, da qui sotto. No, non si può fare. Da qui dove sono io? Cazzo ne sapete voi da dove si deve mettere? Non... Perché puoi farlo lontano. Fai un po' di parkour. Tipo da qua sopra. No, si può mettere questa. Da qui dove sono io, vedi sulla statua centro città. Lasciamolo così. Lo lasciamo così? Io posso da qui. Aspetta, fammi provare un attimo che mi metto qua. Papam! Mamma mia, l'ultimo pezzettino per completare il puzzle. Ecco qua, aspettate, pronti? Vediamo. No. No. Ho buggato un attimo. Mamma mia, ma che è successo? Che paura. Hai ecco. Sgabbia. Aspetta, paura. aspetta. Eccolo. È fatto! No, vabbè, è bellissimo. Mamma mia, madre di Dios. Ma no, ne manca una. Manca un pezzettino dall'altra parte. Dietro. Non è finita. Vedi, a sorpresa, perché tu ti aspetti sempre che sia finita in realtà. È bellissimo. Non ci posso credere. Wow. Questa la chiameremo casa. È un capannone stupendo. Meraviglioso. Ma le luci. E ci mettiamo i lettini. Ah sì, bella idea. Ma le luci non si possono mettere, non ci sono? Possiamo tirare da terra. No, vuole dar fuoco alla casa. Dai, fermo. Guarda, ho messo un letto. Bello. Posso dormirci sopra? No, è mio. È tuo. Quello sta dormendo. Che carino. Bello. Metto un altro per Anna. Non si può più, finito il legno. Me ne date un po'? Tieni! Io te l'avevo dato già. Ma l'abbiamo usato per fare questo bellissimo capanno. Mi hai dato? 20. Ah, qua ce n'è altro. E altri ancora 20. Quindi ce l'hai per tutti i lettini. Beh, aspetta. Allora, questo lo decido io se ce l'ho per tutti i lettini o no. Allora, quello di Anna lo metto così. Poi qua. Accanto a te no, voglio. No, stai zitto. Qua mettiamo Cico.
Grazie Lion, grazie, meno male che mi hai pensato. È stregato proprio molto vicino a Cico. No, dai, oh, non dormo. Allora stregato lo mettiamo fuori qua. No, ho gli incubi qui. Ok, dormiamo tutti. Sì, non passerà la notte. Yeah. Come no? Ma come non è possibile? E cosa serve dormire? Così, role play. Qua ci sono gli spifferi. E magari respawni qua. Stai zitto tu che ti deve arrivare un maiale ingrifato durante la notte. La fa così proprio. Esatto. Ma e quindi la notte ce la dobbiamo godere tutta? Sì, andiamo a goderci perché ci sono gli scheletrini. Ah, bello. Vero, guarda laggiù ci sono un sacco di luccioline. Vabbè, andiamo. Vai. Andiamo. Andiamo. Aspetta che Stre, guarda un po' cosa faccio. Cosa? No. E io riposo. No! Tutto il letto rotto, puppa! Meraviglioso, finalmente. Oh, adesso sono gli scheletroni. Dove? Lì, guarda, qui dritto. Ma come fai a vedere? Non si vede nulla. Ti faccio io la luce! L'ho visto, vado io! Oh, mamma mia, spero che non uccida Stre gatto. Ha droppato un piccone, un osso. Buonissimo! Cazzo, fanno malissimo. No! Mangia un po'. Curati mangiando. E non ho niente. Oh, vieni. Il mio uovo, prendi. Non lo puoi mangiare l'uovo, prendi questo. Come non lo posso mangiare l'uovo? Pensa questi che ti fa male pure. Ahia, stregato, mi volevi avvelenare? Ma come? Mi volevi è passare fresco. La tua salmonella? No. Non mangiate le uova crude, ragazzi, che vi viene la salmonella. Fa brutto male, schifoso, cocetele. Stregato, è un infame sei, Ho i lamponi. No, anche quelli fanno schifo perché non li hai lavati. Quindi ti viene. Esatto. Le scherichia coli. Che schifo. Stregato, fai una bugia. Adesso ti saboto il letto, così impari a fare questo. E l'hai già rotto. Te lo ricostruisco e poi te lo rirompo di nuovo. Non posso evitare di notare che Anna sia molto silenziosa. E la cosa mi irrita. Anna. Lion. Aiuto, ti prego, aiuto. Sto intervenendo. Stregato! Ti ho aiutato a difenderla. Guarda lì. Dove, fratello? Qua c'è una cosa rara, Cos'è questa cosa rara? E qui, vedi che Azzucca. È circondata. Ma io la vedo circondata. No, dai ragazzi. A parte che stai parlando fuori dal microfono come un idiota. No, è vero, perché l'ho fatto? Anna, allora vai. Cico, hai fatto una cosa molto grave. Anna, no, vai! Scusami. Molto grave. Guarda, è tornato giorno così sei adesso, felice. Adesso esci, vai nel menu, Si può aprire il negozio da qui? Fortunatamente no. No, sei nei casini. Dai! No, mi stai chiedendo di non punirti dopo che hai parlato fuori. A parte che hai detto una cagata. E poi hai parlato fuori dal microfono per dirla. Tu sai benissimo che meriti una punizione. La merito, è effettivamente vero. Adesso, negli ultimi minuti del gioco, io ho preso la mia decisione. Quello che dovrà shoppare non sarà stregato il vergognoso. No, per favore. Sarai solo tu, torniamo a casa. Ma Anna, chi la difende dai lupi? Giusto. Rimaniamo qui. Creiamo un altro piccolo accampamento attorno ad Anna. Tu stai zitto, perché saranno molti i Robux di Fortnite che dovrai spendere. Come costano si chiamano tanto? Qui? I V-Bucks, ecco. Dovrai... Costano più di Robux. Non mi interessa, non ho interesse in quello che dici. Ti ringrazio per l'emozione che mi hai trasmesso godendo delle cose che costruivamo. Tuttavia non me ne può fregare di meno per quanto riguarda il fatto che verrai punito lo stesso. E tu, se provi un'altra volta a cercare di evitare la tua punizione, sapendo che la meriti per quello che hai fatto, la tua punizione verrà quintuplicata. Ho trovato qualcosa di bello per farti fare, così sei felice, vieni con me. Sì, ma comunque tu devi shoppare lo stesso, ormai non puoi più cambiare questa cosa. Guarda questa casa. Vuoi che rimango da Anna? Sì, Stre, grazie. Una casa del tesoro, è pazzesca, vediamo che c'è dentro. Va bene, vedo io, Tanto comunque vieni punito, C'era una zucca. Io e te vivremo avventure. Una torcia e un seme di lampone. Che bello. Ma lì c'è un'altra. Non lo voglio nemmeno. Guarda, sono come i nuraghi, si vedono l'un l'altro. Sì? Sì, andiamo. Come nella nostra bella Sardegna. Sì, nella nostra Attento, terra. Attento, un ragno saltellante. Aiuto! Sardo. Sì, mi hai proprio salvato la vita. Non fatemi attaccare. Sì, ma ti ricordo che comunque devi scioppare, Forse non Chissà hai capito. La cosa più brutta che c'era nel negozio. Ci sono. Ragazzi, cosa c'è di brutto nel negozio oggi? Qualche cagata infame ci dobbiamo trovare per lui. Cosa hai trovato? C'è qualcosa? Un tesoro nuragico qui dentro. No, lì c'è un lupo nuragico. Attenti che siete solo in due. Ma aspetta. Quella è una casa, È una casa di Fortnite quella. Siamo su Fortnite, ti ricordo. No, siamo su Fortnite. Vai su... Ma hai sbattuto le pugni sul tavolo?
No, per dire vai, vai contro il lupo, poi arrivo io. Ok, sto arrivando io. No, no, non puoi andare però. Aia! Tu hai lupo, Chiotti! No, sta pure l'ho ammazzato, tu fai l'altro, io scappo. Fratello, sto docciando, aiutami. No, aiutami. Ecco, giungo, soggiungo, sto curando, mi sto curando. Sei morto? Sto schiattando di brutto. Scappa, sopraggiungo. Non ti farò fare tutto il lavoro. No, è morto. Top quality. Stregato, stai zitto, come al solito non sei servito a nulla, guarda, mamma mia. Avventure vissute col tè? Zero, che vergogna. Cico, comunque ciò non cambia che dopo devi spendere, eh. Oh, in questa casa è pieno di bauli. Guarda qui che baulozzo. Aspetta, che c'ho troppa la roba. Anna, non ti preoccupare, è rimasto Stray a proteggerti. Però è pieno di danni. Oh, ma che cazzo si è messo a urlare da solo questo? Oh, ma cioè Stray. No, lo so, è che sto facendo di tutto per difenderla. Mi stai emozionando guardando le cose Lego attorno a sé. Scusa, Cico, ho quasi finito la spada. Tranquillo, hai i pugni. Oh! No, fermo, di qua. Shh. Mutati. Dobbiamo picchiarlo con questo, puoi scoppiarlo letteralmente, vedi, le candelotte dinamite. Cazzo, è vero. Così, glielo tiriamo addosso. Andiamo. Toccalo così. Sei tornato. Ok. Boss. Perché non parlate? Ti prego! Stiamo portando un jug. Oh, tu te l'hai trovato? Nella casa, adesso lo tiriamo su Anna e anche su di te, visto che non hai avuto nessuna parte in questa avventura bella. Grazie. No, è pieno di ragni. Eccomi! Sì, no. Anna, spostati da Stregato che gli vogliamo regalare un jug. Aia, ok. No. Arriviamo, aspettaci, Estre. Stre, stai lì, fermo, eh. Dai, in mezzo ai lupi! Se avessi una casa sarebbe ancora più divertente. Oh, Stre, devi stare fermo! Immobile! No, Cico, ma corretto. Scusa. Ascolta, brutto imbecille. Ti compri tutto il negozio anche tu. Adesso, infatti, tra poco usciamo perché qua c'è da shoppare. 10 minuti di shoppare, eh. Sei pronto a ricevere comunque il tuo stupido jug sudicio? Sì. Godine. Dove avete trovato? Sì. Godo, sì! Oh, ma è vivo? Ah, no, è morto. Guarda, è più morto, guarda. Soca, rubiamogli tutto. Prendigli tutto. Ciula. Sì. Senza inetto. Andiamo. Anna, cosa abbiamo fatto? Cosa stai facendo? Prendo il legno, io non ne ho. Abbiamo andiamo a uccidere altri tipi. Sì. Sì, senza Stre. Vieni, Anna. Posso tornare da no, me? Perché sei un Guarda lì in fondo. Un quella è una tribù. Ma quel fumo? Sì, perché probabilmente c'è un falò acceso che non siamo noi. Sarà una tribù. Una tribù? Sì, andiamo a controllare. È sparito. Come? Non è vero! Mamma mia, è vero, guarda. E non c'avevano nulla. Pazzesco, sono scappati. Che bello, che avventura. Mamma mia, è pazzesca, sto proprio tutta un brivido. Ma giusto qui dinanzi a noi. Un'altra grotta. Eccola lì. Incredibile. Sono godurioso, posso venire. Ma esplodi. No. Andiamo. Vieni, Anna. E arrivo, ma non ho niente io. Ma non fa nulla. Cico, droppagli un po' delle cose di Stre. Assolutamente, Anna, tieni. Che non ho... L'uovo di Stre, quello che ha covato lui, tieni. Grazie. Sì, io sì, Stre. Più di uno. Andiamo a vedere, Posso entrare, che sono anche qui? No. Guarda come entri, bellissimo. Non sono entrato in una caverna così bella. Vedo il piccone di Anna. Ma guarda che figata. Veramente. Wow, guarda che bel posto. Ma è uguale a quello di prima. Ma è una cosa stessa. È vero. C'è un ragno. Imponiti. Io mi potrei difendere. Stai zitto. Ci sono degli scherzi. Ma sono nuovi questi, oh. Ho rotto la pistola. Ti penso io con i miei pugni pazzeschi. Quella cosa che avevo lì, la spada. Picchierò con l'ascia. Anna, dai supporto un po'. Becca. Con le mani? Con le mani, con le mani. Fanno un male assurdo. Con i pugni. Come si schiva? Col control, puoi trottolare. Che meraviglia. Che meraviglia. Pazzesco. Come sono lieto di aver giocato questa cosa. Mamma mia. Sono ancora più lieto. Sono felice che tu sia lieto. Tra pochi gli minuti amici andremo siamo al negozio di Fortnite. Oh yeah. A spendere tutto. Che bello. Guarda, meraviglia, Anna. Sì, guarda che qui, qui, qua sopra c'era una cassa del tesoro pazzesca. Sì, dov'è? Sì, qui, guarda qui, eccola lì. Ah, sei scaltro, sono caduto. No.
Ma un marito è lì dentro! Ma puoi costruire qui dentro? Non si se ne frega. Magari fai un ponte, non lo so. Come ecco. Non riesco. Ah, qui dentro c'erano dei marmi che prendo, degli spaghi che prendo e delle frecce. Le frecce! Wow! C'è, c'è la balestra! Ma sarà sicuramente una costruzione molto avanzata, eh. Possiamo farla, secondo me. No, perché non ce la segna. No, nel tavolo da lavoro. Dobbiamo provare a ritornare al tavolo da lavoro. Vediamo se possiamo fare questa cosa. Ma di brutto. Allora ignoriamo lo scheletro e andiamo dritti fuori da questa grotta. Tornate a casa. Sì. Questa avventura dov'è? È dall'altra parte. Qui c'è un'altra. Vai, altre ti proteggo frecce, io. Ragazzi, ho sentito dire che con le frecce puoi infilzare strecatto. No, ti prego, dimmi di no. Sembrerebbe voce del po'. Qui si esce, Sì. Quindi tu mi dici che adesso noi possiamo fare un arco che può superare le frecce. Sì. Ok, bene. Se hai detto una cagata, sciopi un po' di si più, può . Fare. Cosa sta? Ma cosa è quello lì? Un fungo. Ah. Paro con la mia. Non faccio ciò. Col piccone gli fa più male. Te, succhia. Stregato ha rubato l'amuletto del sale, la sport. Ma no, niente. Non l'ho preso io questo, tieni. Grazie, Anna. Non lo posso. Aspetta, devo droppare l'uovo di Stregato. Oh, sto uovo delle palle, hai rotto il cavolo di continuare a spargerlo in giro, Dallo a me che lo prendo io. Ma nessuno interessa il tuo uovo. To. Cos'è questo? Guscio. Un componente da creazione. Mangia per curarti. È molto più buona quando viene cucinata. La mamma di Stregato. No, ma... Dove dobbiamo andare? È qui, vieni. Dai, Anna, corri però. Ecco. Di qua. Ok, sì, qui. Sì, no, proviamo questo e poi basta però, Perché e ci siamo rotti... Stregato. Le palle è molto brutto questo gioco. Qua c'è un altro lur. No, è bello. Bellissimo. È bellino. Valsa non ti ricorda pena. Quando da piccolo abbiamo giocavi con i Lego? Sì, ho sempre mal sopportato i Lego, ti dico la verità, perché non ci riesco. Infatti a farli. Li delega sempre a me. Quando ne costruire. Compriamo uno, ce lo do ad Anna, dico divertiti, io non ne voglio sapere nulla perché c'è troppo da capire. E quindi non sono capace. Però sono belli poi da vedere. Molto belli. Molto belli. Diversamente da te. Oh, ma brutto. Chi ti riferisci? Da vedere e da giocarci insieme. Pure. Cosa? Come qui mi dici? Da qui. Allora, come armi no, abbiamo solo la spada corta. Ma come? Perché? Ah, perché non abbiamo fatto il telaio, mi sa. È perché quello lì serve per fare l'arco. Questo, l'arcolaio, mi sa di sì. Servono 5 verghe di legno e 8 assi. Vogliamo dilettarci con quest'ultima cosa? Ma certamente! Allora, 1, 2, 3. Tu ce l'hai i denti di lupo? Sì. Ok. Ne abbiamo ucciso uno o due. 5 verghe di legno. Ne sono 4 nella cassa. 8 assi le facciamo dopo. Prima le verghe di legno. E insomma. È bello. E che dire? Beh, ti dirò. Smettete di donare soldi! Grazie, ma non c'è bisogno. Piuttosto ve l'ho detto, ci sono un sacco di cose nostre che potete comprare. Invece di donare i danari, vi comprate il doppio mazzo di Orda, che potete giocarci con vostra nonna, per esempio. Le spiegate le regole in 2 minuti e poi giocate. Piace a tutti, anche alla nonna. Anche alla nonna, lo adora. Le nonne adorano molto i giochi di carte, perché da ragazze giocavano sempre a briscola, scala 40 e scopa. Sì, è vero, e sono massima esperta di questi giochi. Un attimo che ho l'inventario pieno. Anna, mi metti a posto questo qua. Certamente, dammi tutto questo. Quanto. Questo modo lo continuiamo e ci divertiamo un sacco. Va bene. Che bello. Possiamo già fare il telaio? Stai zitto. Mi sembri molto complicato. No, è bellino. È proprio molto bello. È veramente molto bello. Non è una falsa promessa. Ti dico, allora, è valsa la pena di giocarlo per questa live. Questo lo posso affermare. Non sono rancoroso. Che bello. Perché potrei essere rancoroso nei confronti di chi me lo ha consigliato, cioè Anna e Chico. Anche perché Chico è molto, molto stupido come sempre. Però non sei, hai però detto, non sono sei. Perché valsa la pena di provarlo. Capite? È valsa la pena che di provarlo. È bello. E poi sei carinissimo. Tu stai zitto. Perché però tu non hai letto nostro. Tu cioè, non prepara, hai letto, non sei. Stre, inizia anche tu, Chico, perché non voglio sentire lamentele. Ci abbiamo adesso, ci teniamo quei 2 minuti rimanenti per andare nel negozio e fare quello che dobbiamo fare. Ho capito. La cosa più brutta vi pigliate, uno. Ma prendere almeno di Fortnite normale, dai, cioè. Sì, ma guarda che la prendi di Fortnite normale, ma mica, anche... certo. Pensavo mica... fosse solo l'omino. Ti pare la prendi solo qui? Sarei stato deluso. No. Diciamo. Però decido io quale, che deve essere brutta. Non brutta, brutta la però. Più brutta che c'è. Insomma, poi dai. Magari a me, per me è brutta, ma a te piace. Dai, è successa una cosa strana. Sì? C'è una roba che brilla.
Apollo! Una fata magica! È troppo veloce, la regione mai. Anna ci va presto. Vai, Anna, prendila! Carla! Ho detto ad Anna. Stavo saltellando. Dove porta la morte quella? Che ero felice. Stregato? Scusa? Dove stavi andando? Trottinellando verso la fatina. Stava correndo verso lo shop. Ricordati che le fatine non ti vogliono, nessuno ti vuole, ok? È per quello che scappava. È per quello. Allora. Ma ne sta ancora correndo. No, mi serve del legno, ragazzi, legno. Ce l'ho io qua, pronto per te, a disposizione, guarda qui. Grazie. È quello di stregato di prima, vero? No, no, è fatto tutto da me, dalle mie mani, eh. Lion! Sì? Mi ha portato ad una pazzesca cassa brillante. Bellissimo, lutala tu, vedi cosa c'è dentro. Va bene, vuoi sapere cosa c'è? Sì, 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 sì. Uno spago, un seme di zucca e tre frecce. Meraviglioso. Oh, porta lo spago che serve per fare l'arco. Allora, io ho fatto... Dunque, mi manca 5 verghe di legno, mi serve dell'altro legno, può essere, eh? No, no, mi sa che ce l'hai, mi sa, no? Ho fatto 30. Eccolo 5, lì. 5 erano, non mi ricordo. Sì, sì, 5. E ora dobbiamo aspettare questi 5 legni. Poi possiamo fare la balestra e abbiamo completato il gioco, probabilmente, perché non penso che ci sia detonante. Molto altro da vedere. Abbiamo pure fatto esplodere stregato, cosa che è super segreto lì, il segreto top. Non dovevi farlo. Adesso ti faccio esplodere il portafogli. No! Magari ti piace pure la skin che seleziono per te, chi può dirlo? Vediamo, lo spero tanto. Vediamo, eh. Allora, aspettate un attimo. Ah, se dovete ricaricare i V-Bucks, iniziate a uscire però, che non ho tempo da perdere io. Ok, esco. Anche tu, Chico. Eccoci. Tanto non c'è molto da vedere. Ma sei esploso, ma che schifo. Eccoci, morto. Vabbè. E siamo io e te. Intanto io compro qui, eh. Ho fatto la balestra, ragazzi, sarete lieti di saperlo. Chissà quanto è bella. Che bello, la devi provare. Oh, non sento lietitudine, Chico, eh. Bella balestra, Lion. Eccola qui, Anna, guarda. Mi piace. Wow. Tira un tronco. L'ho tirato. È bellissima. Bellissima. Vabbè. Per me è molto forte. Sì. È bella un botto. Veramente bella, sì. 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 No, comunque è bello. Beh, possiamo quittare così si passa alla parte che sì. Mi piace a me? Sì, 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 sì. Allora, sì, Cico, abbiamo ricaricato? Ce ne fosse, sì, ma ce ne fosse mezza bella. Bella, skin, brutta. Cioè, allora, come faccio a tornare? Tutte... Faccio così? Torna alla lobby. Sì. Ok, Anna, vieni anche tu nella lobby. Mi hai buttato fuori, vabbè. Sì. No, non penso ti dispiaccia troppo, eh. Sì, era bello. Era bello. Ad Anna è piaciuto, sinceramente. No, ma non era bruttissimo, era così. Insomma, allora, negozio oggetti, vediamo subito. Dunque, guarda, bananita all'avventura è bella. E quella non ve la faccio prendere, casomai me la compro io. Allora, la cosa più brutta che vedo, vediamo. C'è il pesce. Ma quello è bello. Il bundle brigata di Fantozzi, quella è piuttosto brutta. Ma dov'è? Che tu, Cico, ce l'hai già, mi sa, brigata di Fantocci. Ah sì, Fantocci, sì. Allora, sto selezionando, datemi un secondo. Aiuto. Ho visto una cosa. Allora, Cico, senti qua questo affare, perché No. Stai tranquillo. Questo è l'affare del secolo. Eccolo. Sto male, guardi, io già so cosa mi faccio. Questo è l'affarone del secolo. Allora, non ce li ho. La prima 2400. Boia, ma sono tantissimi. No, ricarica, io ne ho 9000. Ma ne ho prese 6. No, come? Non me ne frega nulla, devi ricaricare, devi avere $24. Dai, te li ridò un giorno. Forza, ricarica, oh, ricarica. Allora, devi comprare, perché senti qua, perché devi senti. Meno 1600 V-Buck, un'offerta. Bundle squadra slitta costa 2400 invece che 4000. E comprende, scusa? Bundle slitta, squadra slitta, e comprende un cursore dal naso e Dolph e Roger naso e Alce pestatrice. È tutto bruzzo. Ma pure le lucine. Ci fosse una cosa che non fa schifo in questo bundle. Dai. Però ascolta, te lo sei meritato. Quella volta che hai parlato fuori dal microfono. È molto brutto parlare fuori dal microfono. Sì, lo sì, sai vero, anche lo tu. È. Lo è, lo dai, è, lo dai, voglio vederti che equipaggi una di queste skin. Intanto passo a stregato. E tu sbrigati. Ma c'è gli bene. Sì, sì, allora, per stregato, vediamo un po'. Sto piangendo, guarda. Stregato, hai fatto meno danno di lui e sei stato meno schifoso. Però meno male. Secondo me a stregato fa schifo quello lì
Verge, che è tipo no. super... No, qual è? Dov'è? È quello lì vestito da brigadiere, tutto con tutto metallizzato, Ozz. Brutto. Ma questo? Quello metallico con la visore. Ti piace? No! Prendilo, va bene per te. No, vabbè. Davvero? Sì. Ho proprio scelto. Però per farvi compagnia io mi prendo Bananit. Cos'è successo? Ma niente, poi. Mi prendo Bananita io, così siete contenti, va bene? Siete contenti? È bella quella! Vabbè, l'ho messo, senti? Dimmi se lo vedi. Sono contento. Mi prendo anche che il carino piccolo. Che sei! Ale, che bello, Cico, visto? Ma tu è bellissima! Non ma allora, Cico non si è vestito. Cico, non sto vedendo questo skin di Natale. Io non sto guardando la lobby, io sono pronto a metterla. Ah, ok, allora aspetta che prima guardo schifo, Stregato. Allora, Stregato, complimenti per la scelta, veramente la skin più banale del videogioco. Complimenti. Vai Cico, vogliamo vedere questo Dolfo o quell'altro, insomma, a te la scelta. Ma è skin più meno del mondo. Ma è bella, è la merda. No, veramente brutta. Ma guarda questa. Sai poi, cos'è la cosa che adesso tu non la puoi buttare, ce l'hai per sempre. Ma che vedo sta skin, penserò a quanto, cioè, ma che cos'è? Quanto sono quei soldi che ti ho fatto spendere? No, 20 euro, dai, cosa vuoi che sia? Ma queste skin è un furto! No, è bello, scusa. Oh, sono tre! Vuoi che mi gaso come tu ti sei gasato per la modalità da te consigliata? Sì. Dai, lo vediamo, faccio, dai, mettine uno. Pronto? Sì. Oh mio Dio, ma è meravigliosa! E guarda che occhiali, e che corna, e che maglioncino! Che Santa Maria, madre di Dio! Oh, mamma mia! Fammi vedere che un bello! Altro. Quasi mi piace così. Che cazzatiri. Oh, che sexy questa donna vestita di Natale. Con quella calza sollevata e quel fiocchettino e quelle corna mi fanno pensare a molta esperienza che potrebbe avere. Che bello. Che meraviglia. Che ne mi dici di questa invece? Aspetta che la vedo. Oh, Cristo santo, benedetto nel giorno del Natale. Che meraviglia di cappello e che calzoncini rossi. Santo Cristo, bella, bella, bella. Ce n'è altre, ci hanno bannato. E di questa qui? Perché no. siamo cazzo fa ancora più cagare ora. No, questa non era nel bundle. Non era. Ma è orribile, ma questa l'ha presa lui. Ho finito, ho preso anche un piccone, se voglio vedere anche non posso vederlo qui, non puoi vederlo qui. Mette l'altra modalità. Comunque sei contento, no? Perché no, ma tu non hai visto come sono su forte dentro il bundle. Ah, ma che cos'è sta roba? Guarda, dai. Ma che è? Bella. Era più bella prima, eh. Ma dove? Fai vedere l'altra. Ma questa parlare. Mamma mia. Questa no, ragazzo, è dai. Peggiore. Questo comunque è bellino. Neanche la mia mi piace più adesso. Questa la faccio da clown. Strea gli è andata meglio. Quella di Strea stilosina, dai. Non è così brutta, per favore, fatemi cambiare. Vabbè, dai, ci fermiamo, per oggi. Vabbè, bella questa modalità, raga, di Lego. Allora, vabbè. Potevano fare il meglio, però che dire, insomma, poteva essere meglio. Grazie però per aver guardato la live, ci becchiamo domani con i prossimi video e buonanotte a tutti.